Sinner vs Shelton. La semifinale degli Australian Open a colpi di statistiche. Questo venerdì, Jannik Sinner e Ben Shelton si sfideranno per un posto nella finale degli Australian Open. Analizziamo i numeri delle loro ultime partite per capire chi ha le carte migliori. Partiamo dal servizio. Shelton lancia missili. Il servizio è l'arma principale di Shelton. Con un impressionante 8,6, è tra i migliori del circuito, capace di sorprendere chiunque con la sua potenza. Sinner però non resta a guardare. Il suo 8,3 dimostra che è in grado di competere anche in questo fondamentale. Sarà una sfida fra chi servirà meglio nei momenti chiave. La risposta al servizio? Sinner in netto vantaggio. Sinner è un maestro nella risposta al servizio. Con un punteggio di 7,4 è superiore sia alla media ATP sia a Shelton, fermo a 6,4. Questo significa che Jannik potrebbe trasformare in punti molti dei servizi potenti dell'americano. E qui sta una delle possibili chiavi del match, diritto e rovescio. Jannik gioca un altro sport. Sul diritto Sinner vola, il suo 9,1 è semplicemente straordinario, un'arma devastante che supera di gran lunga la media e il pur buono 8,1 di Shelton. Ma attenzione al rovescio, qui il divario è ancora più marcato. Jannik è stabile a 8, mentre Shelton si ferma a 6,2. In pratica, se Sinner spinge su quel lato, potrebbe comandare lo scambio con facilità. E ora il gioco d'attacco. Chi è più efficace? Entrambi attaccano molto più della media. Shelton lo fa il 27% delle volte, Sinner il 29%. Ma c'è un'enorme differenza nella conversione dei punti d'attacco. Jannik è implacabile con un 79%, mentre Shelton è meno preciso con il 68%. Insomma, Sinner non attacca tanto per farlo, ma perché sa come chiudere. In difesa, il muro di Sinner contro la fragilità di Shelton. Quando c'è da difendersi, i numeri parlano chiaro. Sinner è un muro con il 32%, superiore alla media ATP. Shelton invece crolla al 21%, dimostrando che soffre sotto pressione. Jannik potrebbe approfittarne per dominare gli scambi più lunghi. E sugli scambi da fondo campo? Qui Sinner non ha rivali. Il dato è impressionante. Sinner vince il 60% degli scambi da fondo, ben sopra Shelton, fermo al 40%. L'americano preferisce accorciare i punti, ma se il match si allunga, la bilancia pende nettamente verso l'italiano. In conclusione, Shelton arriverà con il suo servizio esplosivo e un gioco d'attacco spregiudicato, ma Sinner porta in campo un pacchetto completo, con numeri che mostrano una superiorità in quasi tutti gli aspetti del gioco. Chi vincerà questa semifinale? Tutto è pronto per venerdì e noi non vediamo l'ora di scoprirlo.